È partito il 15 giugno scorso il piano di asfaltature che rientra nel progetto predisposto dall'amministrazione comunale di Fano e che comprende 53 vie per un totale di 31 chilometri lineari. In molte strade i lavori sono già terminati, in altre verranno eseguiti, in altre ancora, come in via Mameli, manca la segnaletica orizzontale che verrà realizzata dal prossimo mese. Proprio in questi giorni, come tutti i cantieri e tutte le ditte, sono andati in ferie anche le ditte e i lavoratori che stanno lavorando sul piano asfalti nelle nostre strade in questi giorni, quindi rinizieremo a settembre. Riniziamo, leggo le strade che mancano di questo piano asfalti: via Campanella, via Toniolo un tratto, via Le Cairoli il tratto dei controviali, via Bellandra, via Galilei e via Fossa Sant'Orso un tratto, strada comunale della Gazza, strada comunale Cacciafame, via dei Condotti, via Giannone, via Cuoco, via Giusti, piazza del Popolo, l'Anello, intorno a piazza del Popolo, via Roma, un tratto di via Roma coincidente dalla rotatoria fino alla rotatoria di Centinarola. Via Vampa un tratto, via Villa Giulia un tratto, strada comunale della Galassa, via Einaudi un tratto e via Einaudi di accesso diciamo al Brico Center, strada comunale di Monteschiantello, via Meda, via Filippini sempre un tratto, strada comunale Tomba un tratto, viale Mariotti il tratto più verso San Lazzaro insieme a piazza Le Bonci. Queste sono le strade che partiranno quindi a settembre e proseguiremo appunto con questo importante piano asfalti di importo di 3.700.000 euro.